Lunedì 24 agosto 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Partono oggi i lavori per la realizzazione della stazione Dateo della nuova metropolitana M4. Il primo step prevede la rimozione dell'asfalto e lo spostamento dei sottoservizi che interferirebbero con le opere. I lavori comporteranno alcune modifiche della viabilità in corso Plebisciti, che sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Rimarranno tuttavia sempre aperte le intersezioni Plebisciti, Ceradini, Piolti dei Bianchi e Compagnoni Cicognara. I residenti potranno sempre accedere ai propri passi carrai e la circolazione delle auto private e quella delle linee ATM 54 e 61 saranno deviate nelle vicinanze lungo il tratto interessato. E ora una notizia sull'allerta meteo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità a causa dei forti temporali previsti in tutta la regione per le giornate di oggi e di domani. La difficile previsione dell'evoluzione del fenomeno non esclude la possibilità di rovesci intensi, con locali criticità anche sull'area milanese. La situazione dei fiumi Seveso e Lambro sarà comunque costantemente monitorata dai volontari della Protezione Civile, al fine di evitare danni. Vi invitiamo a seguire i nostri profili social per seguire la situazione durante la giornata. Prima della nostra breve pausa ci eravamo lasciati con le polemiche intorno al servizio Car2Go e proprio oggi si torna a parlare di car sharing a Milano. L'Unione Nazionale Consumatori ha annunciato un esposto al Comune di Milano, all'Autorità dei Trasporti e all'Autorità Antitrust contro il sovrapprezzo di 4,90€ deciso proprio da Car2Go per coloro che parcheggiano in periferia. L'associazione ha spiegato che, secondo quanto prescritto dal Comune, il servizio deve essere disponibile senza nessuna imposizione minima né in termini temporali né in termini di distanza. Come spiegato dal segretario Massimo Dona, le società di car sharing usufruiscono di uno sconto proprio per l'avvio del servizio integrato sul territorio extracomunale e per l'ampliamento sperimentale del servizio alla città metropolitana. Una ragione in più, quindi, per non far pagare la sovrattassa. Ed ora una novità nell'offerta di City Tour, il bus che accompagna i passeggeri all'esposizione dando uno sguardo alla città. La prima corsa sarà anticipata alle 8.30 e nei fine settimana l'ultima partenza verrà posticipata alle 24. Il viaggio a bordo dei bus, contraddistinti dalla livrea gialla, dura circa 30 minuti. Le partenze hanno luogo in Foro Bonaparte, prima di Largo Callas e in fermate intermedie lungo il tragitto. Le partenze si susseguono in intervalli di 45 minuti. I biglietti hanno il costo di 10 euro per un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata e possono essere acquistati direttamente al bordo del bus o degli ATM Point. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo domani con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano.